Padre Amort, è uscito da poco il suo ultimo libro, scritto insieme al vaticanista del Foglio Paolo Rodari per le edizioni PM, chiamato L'ultimo esorcista, che, come lei dice nella prefazione, ha un titolo molto provocatorio. Nel libro lei ripete spesso che c'è una lotta tra il bene e il male, meglio identificabili come le schiere celeste da una parte e le forze demoniache dall'altra. Le schiere celesti, dice anche, che hanno il loro braccio operativo nella Chiesa cattolica, e voi esorcisti in questa lotta siete in prima linea. Esiste un alter ego delle forze demoniache, cioè un braccio operativo nella terra di Satana? Satana lavora nel nascondimento. Tutti quelli che sono schiavi di Satana, e sono tantissimi, non credono nell'esistenza del demonio. Non ha qualcosa di visibile. Noi sì, abbiamo qualcosa di visibile, la Chiesa, perché Gesù, ecco il grande antagonista di Satana, Gesù ha dato a noi la Chiesa per applicare a ogni uomo la sua redenzione. Però la lotta non è tra Chiesa e Satana, la lotta è tra Cristo e Satana. C'è una frase nel Vangelo molto significativa: chi non è con me è contro di me. Guardate, tanta la gente non le sa queste cose, ossia non ci pensa, o siamo con Gesù o siamo con Satana. Non esistono vie alternative, terze vie, quarte vie, quinte vie, per cui tutti coloro che non sono con Cristo, anche se non credono nel demonio, sono tutti con Satana. E se noi ci guardiamo intorno, ma quanti non sono con Gesù Cristo? Ho da notare che c'è tanti modi per essere da Gesù Cristo, perché il Signore Gesù è morto per tutti, Gesù vuole tutti salvi, ci ha creato tutti per il paradiso, anche maomettani, buddisti, anche coloro vissuti prima di Cristo hanno una loro via per essere collegati con Cristo. Ci sono tante vie che noi non conosciamo, però sappiamo che ci sono tanti modi per essere collegati con Cristo. Certo, il modo principale: andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre, dello Spirito, del Figlio, dello Spirito Santo. Chi crede in me si salva, chi non crede in me non si salva. Questa è la via principale ed è anche la via più facile, perché attraverso la Chiesa noi abbiamo tanti mezzi di grazia che gli altri non hanno. Pensiamo ad esempio a conoscere le parole di Gesù, tutta la vita di Gesù, che è tutta in contrasto con Satana, non solo le tentazioni del deserto, non solo quando Gesù cacciava via i demoni, ma tutta la sua predicazione è contro Satana. Non so, Satana ci dice: fai tutto quello che vuoi, leggo dalla Bibbia di Satana, è il principio del satanismo, fai tutto quello che vuoi. Gesù ci dice: vuoi essere salvo? Osserva i comandamenti. Satana ci dice: non c'è nessun Dio sopra di te, sei tu il Dio di te stesso, sei tu, sei tu. E guardiamo come gli uomini hanno applicato bene questa regola: sei tu il Dio di te stesso. Ci hanno dato da bere, hanno dato da bere alle folle, che il divorzio, che l'aborto fossero segni di progresso, segni di civiltà, segni di civiltà. È proprio satanismo pieno, e Gesù si dice: massimo comandamento, ama e adora e servi il Signore Dio tuo con tutta la mente, il cuore, le forze. Tutta la predicazione di Gesù è per farci guardare al cielo e farci vivere questa vita in funzione del paradiso. Tutta l'attività del demonio è di farci vivere questa vita egoisticamente. Nostro egoismo, i nostri interessi, il nostro successo, i nostri soldi, i nostri vizi. Questo è l'atteggiamento del demonio:
farci vivere solo per qua giù, farci guardare solo a qua giù. E invece Gesù ci fa guardare al cielo, ci fa vedere tutto in funzione del paradiso. Ecco il contrasto. E allora la pagina delle beatitudini, le pagine, i vari esempi, per esempio, non posso non citare la parabola del buon samaritano, perché mi viene in mente come Gesù è l'unico che predica l'amore anche ai nemici. Nessuna religione predica l'amore ai nemici, anche ai nemici, predica l'amore a tutti. E guardiamo l'amore del buon samaritano. Ricordo un amico mio carissimo, nel piccolo periodo in cui mi sono occupato di politica, avevo un amico carissimo più anziano di me che si chiamava Giorgio Lapira. Penso che molti se lo ricordino. È anche avviata la causa di beatificazione di questo sindaco di Firenze, e lo sentì dire in un suo discorso dopo che ho letto la parabola del buon samaritano: non posso passare davanti a una miseria e far finta di non avere visto, sono costretto a fermarmi. E lui si fermava davanti ad ogni miseria, applicava il Vangelo. Ecco Gesù. E invece Satana no, ci fa vedere tutto, l'egoismo, pensa a te, basta. Ha più volte detto che Giovanni Paolo II è stato di grande aiuto, e lo è tuttora, nella grande battaglia contro il male, e afferma che lo è ancora di più Benedetto XVI, l'attuale pontefice. Perché? Ancora più efficacia, ne parla tanto di più. Intanto dico subito una cosa molto significativa: lui era uno dei pochi cardinali, un gruppetto di cardinali, che hanno scritto il nuovo rituale per gli esorcismi. Anche questo ci fa vedere un interessamento molto diretto, molto fattivo. Non do molta importanza, a dire il vero, alle varie preghiere, tanto che lui ha dato, poi, sapendo le mie contrarietà, perché abbiamo avuto vari incontri personali, ha dato la facoltà di usare anche il vecchio rituale con tutta libertà. Quello che conta però negli esorcismi, sa cos'è? È la fede, è la fede. Oh, diciamo subito, la Chiesa ha sempre insegnato la lotta al demonio. Se noi guardiamo i documenti del Concilio Vaticano, per 18 volte è nominato il demonio, altro che se ne occupa, altro che se ne occupa. E questo Papa tante volte ne ha parlato, e quando ha ricevuto noi esorcismi, ma ci ha detto grandi parole di elogio e di incoraggiamento. Avevamo un raduno, ho fondato anche l'Associazione Internazionale degli Esorcisti. È capitato che uno dei giorni fosse un mercoledì con l'udienza del Papa, allora ci siamo andati. E il Papa, eravamo nella lista dei presenti, si è rivolto a noi direttamente, questo Papa qui. Tanto che io ho scritto nel mio libro quella frase del demonio, che Giovanni Paolo II era pessimo, ma questo è ancora peggiore. Questo è il giudizio che dà il demonio di questo Papa. Non potrebbe esserci un elogio più bello. Quelle parole di Paolo VI... Quel fumo di Satana è entrato nella casa del Signore, è una ferita nella Chiesa. C'è ancora odore di zolfo all'interno della Chiesa cattolica? Altro che, ma si sentirà sempre, perché l'attività di Satana, come ci ricorda anche il Vaticano II, la nostra lotta è contro Satana, ed è una lotta che durerà, come dice il Signore, fino alla fine del mondo. Ora noi comprendiamo che Satana, furbo, tenta tutti, perché tutti siamo soggetti alla tentazione, lui vuole portarci
tutti all'inferno. Questa è la sua attività ordinaria che ci riguarda tutti, mentre le possessioni, gli altri disturbi sono ristretti a poche persone, e il diavolo ci tiene anche poco quelle altre attività, perché lui ci tiene al nascondimento, a non farsi vedere. Ora il demonio cerca di arrivare soprattutto alle persone di vertice, perché allora pesca non più con l'amo, ma pesca con la rete, e allora ecco che va contro ai capi di governo, ai capi ai responsabili dell'economia, dello sport, del divertimento, a tutti i sacerdoti. Si dice sempre: un sacerdote non si salva da solo e non si danna da solo. Per cui quando Satana riesce a pescare un sacerdote è perbacco. Figuriamoci come non si accanisce contro il Vaticano, che è il vertice dell'antisatanismo. Come ci si accanisce, e che ci siano di quelli che cedono, purtroppo è vero, perché la Chiesa è fatta da uomini, quindi da santi e da peccatori. E quindi che ci siano anche nei vertici della Chiesa persone arrivate per ambizione, eccetera, con traffici segreti, è possibile, perché siamo esseri umani e il demonio tenta soprattutto i vertici della Chiesa. Il diavolo necessita di un luogo fisico? Ah, non ne ha bisogno, è un puro spirito, e i puri spiriti vivono in una dimensione che noi non riusciamo a concepire. Anche gli angeli vivono al di fuori dello spazio e del tempo. Per cui San Paolo usa una frase tremenda: la nostra lotta non è contro creature di carne ed ossa, è contro gli spiriti celesti che ci avvolgono nell'aria, ce li abbiamo intorno. In realtà sono fuori dallo spazio, sono fuori dal tempo, quindi sono contemporaneamente dappertutto. Non so, da esorcista le posso fare un esempio che noi tocchiamo con mano. Un demonio, mettiamo Satana, mettiamo Asmodeo, può possedere contemporaneamente 10.000 persone. Per dire, perché non hanno i vincoli dello spazio e del tempo. Per cui ecco che vivono in una dimensione di cui noi non riusciamo a farci un'idea. Ed è per questo che l'unico che ha visto il paradiso, che io sappia, il Signore a tanti santi ha dato dei saggi di paradiso. Dei saggi, per esempio, quando meditiamo la trasfigurazione, Gesù ha dato a San Pietro un saggio di paradiso, di un'enorme felicità, perché quando era poi nella lotta, nella fatica, si ricordasse che il paradiso, altro che, l'ho visto, però in realtà ha visto un angoletto, qualcosa. L'unico che ha visto veramente il paradiso è stato San Paolo, che però cosa si dice? Lingua umana non può esprimere, ecco, non si può dire, non si può spiegare, perché essendo tutto al di fuori della nostra sensibilità, della nostra conoscenza, non possiamo renderci conto di un universo al di fuori dello spazio e del tempo. Ad un certo punto afferma che il demonio, essendo puro spirito, ha la capacità di leggere le anime, cioè la capacità di riconoscere i peccati. Questo può avvenire anche dopo il sacramento della confessione, o meglio, che cosa avviene dei peccati dopo che un cristiano si è accostato al sacramento della confessione? Distrutti, Gesù addirittura si dice, ecco, il mio sangue per la remissione dei peccati. Noi vediamo nel libro dell'Apocalisse, quando il veggente vede una folla immensa vestita di bianco e chiede chi sono costoro, e lui gli dice: sono quelli che sono usciti dalla grande tribolazione, le vesti bianche, hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Quando Ecco, questo è importante che la gente lo sappia. Quando un peccato è perdonato, è distrutto.
tutto, mai verrà ricordato. E aggiungo anche che qualche volta, rare volte per fortuna, il demonio durante gli esorcismi si diverte magari a dire i peccati del confessore o di qualcuno dei presenti. Mai può dire un peccato confessato, mai, perché un peccato confessato è distrutto eternamente. Per cui io dico sempre a certe persone che non riescono, per esempio alle donne che hanno compiuto l'aborto e non riescono a perdonare a se stesse di aver commesso questo peccato, io dico: guarda, è distrutto, mai più se ne parlerà, anche tu ritienilo distrutto. Abbi sempre il senso del pentimento per dare grazie a Dio: ti ringrazio che mi hai perdonato. Questo sempre, il senso: mi hai perdonato, mi hai salvato, però ricordati, mai riconfessartene, mai riconfessartene, è distrutto dal sangue di Cristo. Diversi nomi, Satana, il diavolo, sono tutte la stessa persona? Le dico solo una frase. Una volta ho chiesto al demonio: quanti siete? Ma ha risposto: se fossimo visibili, oscureremmo il sole. I demoni sono miliardi, gli angeli sono immensamente più numerosi, sono tantissimi, e gli angeli e i demoni non hanno nomi, per cui noi li indichiamo per la loro funzione, per esempio Michele, Gabriele, Raffaele, per la loro funzione, perché non hanno nomi, non hanno bisogno del nome, si distinguono tra loro immensamente, come Dio ci dice la Bibbia, pensa a un cielo stellato, miliardi, miliardi, miliardi di stelle, una cosa immensa, la potenza di Dio è qualcosa di enorme, e un salmo ci dice: Dio chiama le stelle per nome una per una, non c'ha bisogno di dare un nome, le distingue.